Buongiorno carissimi, benvenuti a un nuovo video anche per questa settimana. Nell'ultimo video che ho fatto con la nonna vi avevo detto che stavamo per lasciare casa, eccetera, e molti di voi hanno risposto, diciamo, augurandoci il meglio e che tutto vada bene, eccetera. E non è andato tutto bene, l'appartamento era veramente sporchissimo, eccetera. E quindi non siamo ancora nel nuovo appartamento, ma sto registrando questo il giovedì, quindi il giovedì prima del lunedì di quando lo state vedendo, e abbiamo un altro appuntamento per andare a vedere un altro appartamento. Quindi siamo alla ricerca, stiamo cercando di risolvere questa situazione. E questo è un piccolo aggiornamento per chi è curioso, ok? Ma oggi siamo qui per vedere come usare la particella C in italiano. Ok, sapete che a me piace spiegare queste cose in un modo naturale, quindi senza concentrarsi sulla regola grammaticale, così che nel momento in cui dovrete usarla e dovrete capirla e parlare usando il C, non vi fermerete a pensare alla regola, ma uscirà naturalmente nel vostro parlato. Perché? Perché se chiedete a 100 italiani perché usi il C, come usi il C, probabilmente uno saprà dirvi la ragione per cui usa il C e come lo usa. E quell'uno forse magari è un professore di italiano, ok? Quindi il concetto è di lasciare al vostro cervello il tempo di assorbire queste cose come particella C e ne, e vediamo oggi alcuni esempi e tre modi di usarli. Ecco ragazzi, mi sono preparato qui sul telefono, grazie all'aiuto del mitico Alessio, i tre modi più comuni che troverete dove il C è usato, ok? Quindi li vediamo adesso insieme. Numero 1 è quando sostituisce noi o noi stessi. La nonna ci abbraccia sempre quando ci vede. Loro ci amano. Luca mi ha detto che ieri sera ci ha visto in pizzeria, ma non è riuscito a salutarci. Se ci buttiamo adesso sul letto, non ci rialziamo più. Ci laviamo tutti i giorni. Numero 2 è quando risponde alle domande a chi, a cosa, oppure con chi, con cosa. È usata per evitare di ripetere il nome di una persona, una cosa o addirittura una frase intera. Tu credi a quello che ci ha detto Sara? No, non ci credo. Pensi spesso alla tua famiglia? Sì, ci penso ogni sera. Posso contare sul tuo aiuto? Certo, contaci. Lavori spesso con Mario e Silvia? Sì, ci lavoro tutti i giorni. Esci con Sofia? Sì, ci esco da alcuni mesi. Ci piace molto passare l'estate in Calabria. Occasione numero 3 in cui usiamo il C è quando sostituisce un luogo, ok? Ed è usata per evitare di ripetere il nome del luogo. Vediamo ora alcuni esempi insieme. Ci sono due matite sul tavolo. C'è tanta gente in spiaggia. Sei mai stata in Italia? Sì, ci sono stata il mese scorso. Quindi ci sono stata nel senso in Italia, ok? Per non dire sì, sono stata in Italia il mese scorso. Sì, ci sono stata il mese scorso. Quindi in Italia, ovviamente. Verresti con me al mercato domani? Certo, ci vengo volentieri. Vai spesso in Toscana? Sì, ci passo tutte le estati. Ti va di andare a Roma con me domani? Domani non posso, preferirei andarci nel fine settimana. Vai a lezione di violino oggi? No, ci vado domani. In agosto andrò a Firenze e ci rimarrò 6 mesi. Un altro modo di usarlo è quando ha valore rafforzativo unito ad alcuni verbi, per esempio nelle frasi idiomatiche. Queste sono espressioni che sentirai dire molto spesso dagli italiani. Volerci, volerci. Quanto tempo ci vuole per fare la torta al cioccolato? Quindi quanto tempo ci vuole, quanto tempo è necessario per fare la torta al cioccolato? Metterci, metterci. Ma quanto tempo ci metti per fare la spesa? Solitamente ci metto un'ora. Quindi metterci qui nel senso di impiegare, quanto tempo ci si impiega. Tenerci, tenerci. Ci tengo molto ad esserci al tuo primo concerto. Ci tengo molto, ovvero è molto importante per me.
Starci. Domani andiamo a giocare a calcetto. Ci stai? Ci stai vuol dire ti fa piacere, vuoi farlo, ti va bene, sei d'accordo. Non ci sta. È inutile che insisti tanto. Tanto non ci sta. Nel contesto amoroso significa che qualcuno non vuole stare con te, ovvero che non hai chance con quella persona. Centrare. Centrare. Quello che hai detto non c'entra nulla col mio discorso, ovvero non ha nulla a che fare. Sono due cose completamente diverse. Sono due cose completamente diverse. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Non dovevi farmi un regalo, ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe, ovvero figurati, era una cosa che dovevo fare per te. L'ho fatto con piacere. Ci vediamo, ci sentiamo. È un modo usato per salutarci. Ci sta, ovvero vuol dire va bene, ha senso, è ragionevole. Ho pagato 1.000 euro per il mio viaggio in Italia. Beh, ci sta, calcolando che è tutto compreso. Ci hai preso, ovvero hai azzeccato, hai indovinato. Per me l'assassino è lui. Cavolo, ci hai preso anche questa volta. Ecco ragazzi, ricordatevi di non ossessionarvi dal capire il perché del ci, ok? Come vi ho detto, la maggioranza degli italiani, il 99%, non sa come e perché usa il ci. Io stesso lo uso nel parlato, naturalmente, grazie al fatto che sono stato esposto tutta la mia vita alla lingua italiana. Quindi, letture di libri, ascolto di musica, ascolto della TV, film e l'italiano in generale nella mia vita mi ha permesso ora di usare il ci senza pensare al perché, ok? Quindi ragazzi, se per esempio adesso vi dico ci vediamo la volta prossima, lo sto usando senza pensarci. Questo è il vostro obiettivo, ascoltate il video tante volte. Se avete trovato questo video per la prima volta e non siete ancora iscritti al canale, potete farlo gratuitamente, lasciate un like, un mi piace se vi è piaciuto l'argomento e un commento per salutarmi se avete voglia, ok? Ci vediamo al prossimo video, un abbraccione e grazie per aver guardato il video di oggi.